Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Lorenzo e oggi vi mostrerò come calibrare il vostro monitor fotografico. Come già detto in un altro video, la calibrazione del monitor è di fondamentale importanza. Attraverso la calibrazione noi riusciremo a vedere reali colori sul nostro monitor e per questo riusciremo a lavorare la foto nella maniera corretta. Se non si ha la possibilità di comprare un monitor fotografico perché è costoso, cioè, o per diversi motivi, io vi consiglio di calibrare prima il vostro monitor e poi successivamente comprare un monitor fotografico. Per la calibrazione è necessario avere un calibratore. Nel mio caso ho un Datacolor Spider X Pro, che è questo calibratore. E in questo video utilizzerò come monitor un BenQ 27 pollici 4K, che è un 100% sRGB. Per procedere alla calibrazione, di solito i produttori di calibratori forniscono anche un software per calibrare i monitor, o addirittura monitor più professionali offrono dei software interni che permettono di calibrare il monitor. A prescindere se è un monitor fotografico o meno, va calibrato. Prima di procedere alla calibrazione, una cosa che bisogna fare è quella di impostare il monitor in modalità user o personalizzabile. In questo modo noi avremo il massimo controllo su dei parametri come gamma e temperatura, oltre che a contrasto, saturazione e luminosità. Dopo aver impostato il monitor, procediamo alla calibrazione. Quindi apriamo il software di calibrazione e seguiamo le istruzioni. Di solito i software di calibrazione funzionano più o meno allo stesso modo. Hanno delle impostazioni di base e quelle più avanzate. Oggi andremo a vedere insieme quelle più avanzate. Quindi si parte innanzitutto col settaggio del monitor, quindi scegli quale monitor calibrare, che tipologia di monitor è e la marca. Poi inoltre bisogna specificare quali sono i controlli che noi abbiamo nel monitor. Avendo impostato il monitor in modalità user, noi abbiamo il pieno controllo del nostro monitor, quindi noi possiamo andare a modificare la luminosità e le impostazioni Kelvin. Andiamo avanti e in questa schermata abbiamo tre opzioni. Quindi abbiamo Recall, che è una ricalibrazione, Check nel caso volessimo controllare la nostra calibrazione attuale, Full Color è una calibrazione completa, ovvero quando si parte da zero. Arrivati in questa sezione abbiamo tre altre impostazioni che possiamo settare in maniera avanzata. In modifica di impostazione noi quindi potremo modificare la gamma, il punto di bianco, luminosità e la luce ambiente. Per quanto riguarda la gamma, io vi consiglio di lasciare 2,2. Punto di bianco, anche in questo caso 6,5, luminosità non regolare e luce ambiente disattivato, perché attraverso il nostro calibratore noi avremo anche il sensore della luce ambiente, quindi in base alla luce ambiente andrà a regolare la luminosità. Potete fare varie prove per vedere qual è la calibrazione che più vi aggrada. Nel mio caso io lascerò una gamma 2,2, 6,5 di punto di bianco, non regolare la luminosità e luce ambiente disattivato. Una volta scelti i valori di destinazione, noi dovremo impostare il nostro monitor con quei valori scelti. Quindi noi andremo nel menu del nostro monitor e nelle impostazioni, in questo caso di immagine, noi possiamo scegliere la gamma, che è già impostata a 2,2, e la temperatura colore a 6500 Kelvin. Quindi una volta assicurati che anche il monitor ha queste impostazioni, si può procedere con la calibrazione. Quindi si va avanti. Avanti, ecco, in questo caso ti chiede di posizionare il calibratore sul monitor. Prendiamo il nostro calibratore e lo posizioniamo nel punto preciso indicato. Un altro consiglio è quello di inclinare leggermente il monitor in modo che il calibratore aderisca perfettamente alla superficie. In questo modo posizionate il calibratore e procediamo con la calibrazione. Durante la calibrazione verranno mostrati video diversi colori. In questo modo il calibratore riesce a rilevare come il monitor mostra i colori e a creare quindi un profilo colori in modo tale che il monitor mostri i colori in maniera corretta. Durante la calibrazione, in particolar modo durante la prima calibrazione, vi verrà chiesto di settare la luminosità del monitor. In questo caso non mi è stato chiesto perché il monitor è già calibrato e quindi di conseguenza anche la luminosità. Una volta che ho calibrato il monitor, vado su fine, questo lo possiamo togliere. E viene creato il profilo, lo nominiamo come vogliamo, ad esempio in questo caso metto ottobre 2 e lo salviamo. Inoltre ricordate di impostare un promemoria almeno di un mese.
Così, alla scadenza del mese, vi arriverà la notifica e lo ricalibrate. Salviamo il profilo. Una volta salvato il profilo, andiamo su avanti e il software ci mostrerà il prima e il dopo del monitor. In questo caso la differenza è minima perché il monitor l'ho calibrato da poco. Andiamo avanti, nell'ultima finestra ce n'è mostrata il gamut dello schermo corrente. Come possiamo vedere, questo monitor è un 100% sRGB. Andiamo su esci e abbiamo finito la calibrazione. Prima di concludere vorrei segnalarvi alcuni problemi che ho avuto dopo la calibrazione del monitor. Il problema che ho avuto era che nel momento in cui andavo a lavorare una foto, nel monitor vedevo i neri che tendevano al grigio, quando la salvavo i neri erano intensi e contrastati. Dopo varie prove ho capito che il problema erano i profili colori dello spazio di lavoro di Photoshop. Ricordatevi che i profili dello spazio colori di Photoshop non sono i profili che andiamo a creare con la calibrazione. Noi col profilo della calibrazione andremo a creare delle istruzioni che diamo al monitor per rappresentare i colori in maniera corretta. Prima di poter iniziare a lavorare con Photoshop vi dovete assicurare che i profili colore di Photoshop, Lightroom, Camera Raw, di qualunque programma di editing foto siano tutti uguali. Cioè, se andiamo noi a impostare un profilo colore sRGB, deve essere un profilo colore sRGB su Camera Raw, su Photoshop, su Lightroom, in modo che tutti questi software parlino nello stesso linguaggio e quindi non ci siano trasformazioni di colori. Nel momento in cui andremo a salvare la foto, la andremo a vedere nella stessa maniera. Il profilo colore che io vi consiglio di Photoshop è ProPhoto. Nel momento in cui voi andrete a calibrare il monitor, ricordatevi poi di impostare lo stesso profilo colore dello spazio di lavoro in ProPhoto. Quindi si apre Photoshop, si va su modifica, impostazione colore e qui in questa sezione spazio lavoro andremo a settare ProPhoto. Oggi vi ho parlato della calibrazione, come si calibra il monitor e quale spazio colore impostare affinché noi possiamo lavorare le foto in maniera corretta e con i reali colori. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto, se vi è piaciuto mettete like, commentate e ci vediamo al prossimo.